Andiamo! Ciao Harry, benvenuto alla festa! Charlotte, come va, piccola? Lasciami! Come puoi dare una festa senza che Ray ti abbia dato il permesso? Semplice, lui ora non c'è! Ricordi, abbiamo promesso a Ray di essere responsabili! Ma cosa può succedere? Di tutto, non si può mai... Harry! Ehi, ehi, Bork! Charlotte non è un giocattolo, mettila subito giù! Ma chi è... Questo posto è disgustoso. Sì. E anche Schwartz. Ehi, Schwartz, è ora di alzarsi. Svegliati. Dov'è finita la mia paperella? Fino a che ora è andata avanti la festa? Abbiamo finito intorno alle 6 di mattina. Oh, guarda, mia sorella Winnie si è addormentata. È proprio tranquilla, davvero bellissima. Sì. Ora, ascolta, è meglio che pulisci tutto. Oh mio Dio! L'allarme crimine! Da quanto tempo lampeggia? Dalle 9:37 di ieri sera, dannazione, Schwartz! Hai spaventato mia sorella! Quindi, ti prego, smettila di correre! Che cosa fai? Visto che nessuno ha risposto alla chiamata, controllo se hanno lasciato un messaggio. Avete un nuovo messaggio in segreteria. Pronto, Capitan Man? Sono Carlos, di Sushi Dushi! Carlos, di Sushi Dushi! Lo so, ho le orecchie. Un uomo ci sta rapinando proprio adesso! Ha intenzione di chiuderci nel frigo per rubarsi un grosso tonno! Li vuole chiudere in un frigo! Ho sempre le orecchie. Entra nel frigo! Perché mai? Dove hai messo il tonno? Noi non abbiamo so niente! C'è un grosso tonno! Noi non abbiamo dentro. Un tonno! Entra nel frigo! Per favore, avanti. Lasciaci stare! Capitan Man! Capitan Man! Salvaci! A cosa pensi? La voce del ladro mi sembra familiare. È vero. Puoi confrontare questa voce con quelle del database? Certo. Entra nel frigo, avanti! E dammi il telefono! Dammi il telefono e entra nel frigo! Ok, quindi il ladro può essere Jeff o Miley? Io penso che sia Jeff. Jeff, il criminale più stupido di Suelvio. Beh, allora è meglio che lo trovi e che lo arresti o Ray ci licenzierà tutti. Non mi resta che fare il palloncino e fermare quel cretino. Ah!